Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Carissimi amici, pareggio tra il Napoli e l'AZ Alkmaar in Europa League. Un pareggio che suona un po' come una sconfitta, anche se il Napoli ha ottime chance per superare il turno. Una partita che sinceramente per tutta la durata della gara mi ha fatto arrabbiare, ma arrabbiare tantissimo, e adesso vi dico perché. Stavamo ancora stropicciandoci gli occhi per la ottima, meravigliosa prestazione del Napoli in campionato contro la Roma, con una vittoria bellissima per 4-0. Quindi eravamo proprio straconvinti tutti, almeno io lo ero al 100%, che il Napoli in questa gara di Europa League avrebbe affrontato l'incontro con la stessa cazzimma e determinazione che ha affrontato la Roma in campionato. E invece personalmente, e sono sicuro anche la maggior parte di voi tifosi del Napoli, sono rimasto veramente deluso da questa prestazione, anche se il pareggio non è poi una cosa completamente da buttare, ma sinceramente non sono assolutamente soddisfatto del pareggio, ma soprattutto per la squadra. Sì, perché devo dirlo con la morte nel cuore e con rammarico, molto rammarico. Questo Napoli è una buona squadra, ma non è una grande squadra, non è una squadra che può ottenere dei grandi risultati. Sono sincero, a malincuore, ma devo dire onestamente il mio pensiero. Sì, perché una grande squadra la prima cosa che deve avere è la continuità, cioè la continuità di risultati. Non vincere naturalmente tutte le partite, ma almeno dopo una bella prestazione con una grande squadra come è la Roma, con una squadra come la AZ Alkmaar, che sarà pure una buona squadra, ma certamente non all'altezza della rosa del Napoli, il Napoli avrebbe dovuto vincerla questa partita, ma soprattutto dimostrare continuità appunto dopo la bella gara contro la Roma. Vi dicevo che questa partita con la AZ Alkmaar mi ha fatto completamente arrabbiare dall'inizio alla fine. E sapete che, perché, per che cosa? Per questo gioco del Napoli. Ma com'è possibile che noi stiamo facendo un'azione d'attacco, dai centrocampisti siamo passati agli attaccanti e la palla torna di nuovo ai centrocampisti, dai centrocampisti torna ai difensori, dai difensori torna ad Ospina e ci mettiamo a fare bavattelle, come si suol dire in napoletano, nell'area di rigore, fuori aria, rischiando anche molto pesantemente. Ma questo gioco mi fa proprio arrabbiare. Non c'è proprio, come dire, un'idea di attacco, la volontà di attaccare, perché il Napoli era in vantaggio dopo 6 minuti con un bel gol, anche se non meraviglioso, ma da opportunista, quello di Mertens. Erano passati appena 6 minuti e questa partita, dopo la rete di Mertens, doveva essere chiusa. Ma non si può chiudere una partita se si arriva in attacco e automaticamente sempre la palla ritorna indietro ai difensori, poi al portiere, poi si passa a centrocampo e da centrocampo si ritorna al portiere. Questa cosa a me sinceramente mi ha fatto parlare da solo per commentare: ma com'è possibile questo gioco? E allora con questo tipo di gioco non si va da nessuna parte, non si va da nessuna parte, soprattutto perché il Napoli ha i giocatori adatti
per fare questo gioco d'attacco. Ma gioco d'attacco non esiste, esiste soltanto qualche occasione personale, perché il Napoli ha degli ottimi calciatori lì davanti, da Insigne a Mertens a Lozano e compagnia bella. Ma con questo gioco non si va da nessuna parte ed è per questo che non si è vinto questa gara, questa partita. Adesso la colpa di chi è? Dei calciatori? Credo di no. È mia? Penso nemmeno, non c'entro proprio niente. E quindi la colpa di chi è? È dell'allenatore. Io ho una grande stima per Gattuso, ma veramente grande stima. Mi piace come uomo, non c'è assolutamente niente da dire, mi piace anche per la sua, come dire, grinta, per quello che riesce a trasmettere a questi ragazzi, e tante volte sia in campionato che a livello internazionale abbiamo visto che la grinta che trasmette Gattuso ha portato qualche risultato. Ma non ci vuole solo la grinta dell'allenatore, non ci vogliono solo le motivazioni dell'allenatore, ci vuole anche un pizzico di gioco, perché non si è richiesto e non si chiede a Gattuso di dare al Napoli il gioco che gli dava Sarri, assolutamente no, ma un minimo di gioco penso che sia doveroso da parte dell'allenatore e poi metterlo in pratica da parte dei calciatori. Ma con questo gioco con il quale il Napoli ha affrontato questa partita, e non solo questa partita, ma tante altre partite che abbiamo perso in campionato in casa con squadre anche modeste, si è fatto lo stesso gioco. Perché se fosse solo per questa partita, diceva bene, forse l'avevano programmata in questo modo, forse è andata così perché ogni partita fa storia a sé. Ma non è la prima gara che il Napoli fa in questo modo, e cioè che il pallone dal portiere finalmente arriva agli attaccanti e invece di andare a cercare di metterla dentro si ritorna indietro, si ritorna ai centrocampisti, si ritorna ai difensori, al solito Koulibaly che sta diventando il regista di questa squadra, si ritorna al portiere, si giochicchia rischiando in area di rigore e questa è tutta la gara. Una noia infinita, perché il gioco, il calcio è bello perché è un gioco di attacco, è bello anche se non si fa gol, ma che la squadra attacchi e cerca di creare occasioni da gol. Quindi per questo sono arrabbiatissimo con questa squadra, con Gattuso e con il Napoli. Spero naturalmente, mi auguro di essere smentito immediatamente già dalla prossima partita e che il Napoli comincia a essere una squadra d'attacco e non una squadra da giocarellini lì al limite dell'aria o in aria, rischiando anche insomma il risultato. Non so se sono stato chiaro, poi magari voi la pensate diversamente, forse pensate che questo tipo di gioco sia utile al Napoli, specialmente quando gioca fuori casa o in campo internazionale. Siete liberi di pensarla come volete, ma sinceramente a me mi ha fatto arrabbiare. Ma soprattutto mi sono convinto di una cosa, quello che vi dicevo prima, e cioè che il Napoli è una buona squadra, ma non è una grande squadra, quindi non dobbiamo illuderci di raggiungere risultati che non sono nelle nostre, come dire, nelle nostre corde, non sono alla nostra portata. Per esempio, tanti sono convinti che vinceremo lo scudetto. Ragazzi, c'è il Milan che a me mi ha veramente impressionato, ma non tanto per la partita che ha vinto contro il Napoli, perché lì c'era anche qualche cosa, lo dico onestamente, che non andava, perché Ibrahimovic deve un po' imparare che non si gioca con i gomiti, lui il pallone lo sa giocare e come, quindi faccia quello che sa fare e lascia perdere i gomiti. Ma al di là di questo, il Milan è veramente una squadra convinta dei suoi mezzi, preparata bene, c'ha un allenatore che prepara
ogni partita secondo l'avversario che ha di fronte. E questa è una cosa molto importante nel calcio. Quindi con questo Milan, con l'Inter che deve venire ancora fuori e sta per venire fuori, e naturalmente anche la Juve, la solita Juventus che deve venire fuori, anche se a questo inizio di campionato è andata maluccio con tanti pareggi, ma là secondo me la colpa è dell'allenatore. Se così convinceranno che Pirlo è stato un grande campione, ma come allenatore è un po' come Maradona, grande calciatore, ma l'allenatore è un'altra cosa. E quindi con il Milan, l'Inter, la Juve che deve ritornare e anche la Roma, malgrado la sconfitta con il Napoli, un'ottima squadra. E poi c'è l'Atalanta, c'è questo Sassuolo che stanno facendo dei veri e propri miracoli. Io credo che il Napoli non sia una squadra da scudetto. Naturalmente possiamo ambire a qualche posizione di Champions League. Ma con questo atteggiamento della squadra, come ha dimostrato nella partita in Europa League con la Z Alkmaar, non è assolutamente il Napoli una grande squadra per ambire a dei grandi traguardi. Cari amici, mi dispiace dire questo, perché io sono non tifoso, sono malato del Napoli, come tanti di voi, però devo essere obiettivo, non posso illudermi e illudere a chi mi segue dicendo siamo una grande squadra, siamo da scudetto. Certo, in qualche prestazione siamo stati una grande squadra, abbiamo dimostrato, per esempio con la partita con la Roma, abbiamo dimostrato veramente, ma non abbiamo giocato in questo modo, perché non si può, non si possono ottenere dei risultati giocando come abbiamo giocato con la Z Alkmaar. Comunque nulla ancora è perso, siamo ancora diretti verso la qualificazione, quindi il passaggio del turno, e ci auguriamo solo una cosa, che questa squadra e l'allenatore non ci facciano più arrabbiare con questo gioco pazzesco che non va assolutamente bene. Detto questo, carissimi amici, io vi invito come sempre a dire il vostro pensiero, a dire la vostra opinione, se siete d'accordo o non siete d'accordo con me, poco importa, ma dite voi come la pensate. Io in questa partita mi sono completamente arrabbiato per questo gioco del Napoli. Dite la vostra, io ho detto la mia. E allora, in attesa della prossima gara, io vi saluto tutti e ci risentiremo al prossimo video, ai prossimi commenti. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per avere la notifica di quando verranno pubblicati dei video. Vi ricordo che Napoli è sempre bella 2, non ci sono solo i miei video dei commenti alle gare e alle cose che riguardano Napoli città, ma ci sono anche video divertenti, video commoventi, video simpatici e soprattutto anche le parodie del mio fratello gemello Peppa Sciuppetta. Un abbraccio grande grande a tutti, grazie per la vostra gentile visione, ci risentiremo alla prossima. Intanto, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.